Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. Un accordo tra Italia e Belgio basato sullo scambio tra risorse della terra e vite umane. Dovremmo ricordarcelo nel tempo dell'immigrazione. Sono passati molti anni, tanti, da quando Alcide De Gasperi firmò questo accordo con il primo ministro belga, creando un ponte che scambiava materie prime per forza lavoro umana. Un accordo che sembrerebbe inconcepibile oggi, eppure in qualche modo lo vediamo ripetersi con un trasferimento forzato di manodopera da sud al nord del mondo che però non sappiamo interpretare per quello che è. Un richiamo forte che viene dalle nostre terre europee, povere di figli, verso altre terre dove invece di figli ce ne sono tanti e la povertà è ancora più grande. Un po' come era l'Italia di allora, dovremmo ricordarcene e ricordarci che non è stata una storia gloriosa, ma la storia di una fatica immane di nostri connazionali e oggi quella fatica la vediamo riflessa nella vita delle persone che bussano alle nostre porte.